L'ultimo saluto a Don Andrea, una folla commossa si stringe a Cristo Re. Gironzola installa uno scooter rubato, lo ferma la municipale, blitz antidroga della polizia in centro storico. Bolano, primo in provincia tra i comuni virtuosi per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, La Spezia è seconda. La diocesi prosegue il suo cammino verso la giornata mondiale missionaria in piazza Brigno. 10 anni di amicizia tra Lerici e Mougin, fine settimana di iniziative in tutto il borgo. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Lo avete sentito dai nostri titoli, una folla commossa si è stretta in un grande ideale abbraccio per l'ultimo saluto a Don Andrea, prematuramente scomparso. Le esequie si sono tenute oggi nella cattedrale di Cristo Re. Vediamo il servizio. La vita non è tolta, solo trasformata. Questa è la certezza che ci ha ricordato il nostro vescovo per lenire il dolore profondo del distacco terreno da Don Andrea, una parola alla quale Don Andrea ha dato ampio esempio di credere ed oggi di averne conferma alla luce del volto di Cristo. La chiesa cattedrale gremita di fedeli, oggi pomeriggio per l'estremo saluto a Don Andrea Cappelli, giovane sacerdote diocesano che sabato prossimo avrebbe compiuto 42 anni, i familiari, gli amici, i gruppi scout di Valdelsa dove Don Andrea era cresciuto, e della nostra città, cui Don Andrea si sentiva idealmente legato, i cavalieri della milizia del Tempio, cui aveva aderito, si sono uniti nell'affettuoso abbraccio alle esequie. Alla celebrazione di commiato, presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti, il clero e molti sacerdoti giunti dalla vicina Toscana, regione d'origine del giovane sacerdote. Una breve ma intensa vita vissuta nella profonda fede e attratta dalla vita monastica benedettina. Così il vescovo ha voluto ricordare Don Andrea, sottolineando questi aspetti tra le altre molteplici vocazioni ministeriali che ha espresso in questi 6 anni di sacerdozio. Per 6 anni ha vissuto il suo ministero presbiterale in mezzo al popolo di Dio. Nella fatica di ogni giorno, nel suo sì quotidiano alla chiamata del Signore, ha potuto crescere nella consapevolezza e nella bellezza del sacramento dell'ordine, facendo in modo che la grazia di Dio, gratuitamente ricevuta, fosse anche gratuitamente elargita nel cuore dei fedeli. L'impegno per l'insegnamento nella scuola e l'amore per lo studio teologico hanno fortemente caratterizzato il suo agire, ma non come puro fatto accademico, bensì come vero e proprio ambito di evangelizzazione. L'amore per le sue parrocchie, che non ha mai abbandonato, neanche nei momenti più intensi e difficili della sua malattia, è stato da tutti colto come segno di una sincera dedizione pastorale. Inoltre, di fronte al venir meno nella salute, spesso aveva manifestato la volontà che tutto ciò potesse trasformarsi in una donazione al Signore, offrendo consciamente la sua malattia e la relativa sofferenza per il bene della Chiesa. Spesso, in quest'ultimo periodo, me lo aveva ripetuto. La commozione al momento dell'uscita dalla chiesa cattedrale era intensa e molti gli occhi lucidi, soprattutto nei giovani, che numerosi sono accorsi per l'estremo saluto a Don Andrea. Un segno di affetto sincero, di riconoscenza verso quel giovane prete buono che ha saputo farsi amare e che ha lasciato un segno indelebile del suo passaggio. Andiamo avanti con la cronaca. Un 22enne è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato fermato dalla polizia municipale nelle vicinanze del centro commerciale Kennedy. Il ragazzo viaggiava in sella a uno scooter che però era privo della chiavetta di accensione. Ulteriori verifiche hanno permesso di scoprire che lo scooter appunto risultava rubato nei giorni scorsi a un'altra persona residente a Riccò del Golfo. Per questo motivo il 22enne, un tunisino, è stato denunciato, come dicevamo poco fa, all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Inoltre è anche emerso
che era, non era in regola con le norme sull'immigrazione, quindi risultava clandestino. Il motorino, invece, anzi lo scooter, è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Parliamo ancora di cronaca, controlli a tappeto in centro storico per la Polizia di Stato che ieri su Scalinata Spora ha pizzicato un gruppetto di giovani con un modesto quantitativo di droga. Il bilancio è di due segnalazioni come assuntori alla prefettura e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio a carico di un giovane cittadino albanese. La droga è stata sequestrata. L'utilizzo dell'area Enel dopo il 2021 resta una delle partite più importanti sulle quali la politica continua a dibattere e il tema verrà affrontato nuovamente in una nuova puntata del Salotto del Signor Rossi che andrà in onda domani sera alle 21.30. Vediamo il servizio. La sua esperienza di assessore nel 2000 ha avuto modo anche di affrontare determinate questioni. E, come si possono collegare al dibattito attuale, soprattutto applicandole a quello che è l'aspetto ambientale e giuridico? Negli anni 90, cioè nella seconda metà degli anni 90, io feci l'assessore tra il 99 e il 2000, nel 97 ci fu l'autorizzazione alla centrale e quell'autorizzazione prevedeva l'uso del metano in particolari condizioni, agli avviamenti dei gruppi, che è una situazione di criticità per una centrale termoelettrica, in particolari condizioni meteorologiche che potevano produrre fenomeni di inversione termica, quindi aumentare l'inquinamento a terra, e in particolari condizioni ambientali. Quindi quelle prescrizioni del 97 non furono mai attuate compiutamente, tant'è vero che i due gruppi a turbogas della centrale in realtà all'inizio funzionarono relativamente, poi man mano vennero sostanzialmente non smantellati, diciamo, ma di fatto non utilizzati, per scelte di tipo di politica energetica che con l'ambiente non c'entravano nulla. Quindi all'epoca, nel 97 e anche nel 90, il metano veniva visto come un combustibile che doveva servire per, diciamo così, ridurre l'impatto del carbone, ma se oggi dismettiamo il carbone non si capisce bene perché dobbiamo pensare a una centrale a gas in quell'area lì nel 2018, ormai siamo quasi nel 2019. Notizia di oggi o di tra ieri e oggi a Chernobyl, dove c'è la centrale nucleare che sappiamo che ha avuto l'incidente, che ora ovviamente è sostanzialmente dismessa, prevedono di realizzare un impianto fotovoltaico da 100 MW a Montalto di Castro, dove c'è il turbogas in funzione, perché lì dovevano fare un nucleare, invece fecero poi alla fine il turbogas. L'Enel ha deciso di mettere sul mercato l'area e avanzare progetti di tipo turistico. Non si capisce perché proprio a Spezia, con la situazione che è, non... Il Ministero dell'Interno ha recentemente pubblicato gli elenchi e le relative spettanze dei comuni liguri che si sono adoperati per la lotta all'evasione fiscale. In base al decreto legge 78, a partire dal 2010, gli enti locali sono stati responsabilizzati nella lotta all'evasione fiscale e contributiva in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Nella speciale classifica redatta dal Ministero, Bolano risulta di gran lunga il primo di tutta la provincia spezzina, lasciandosi abbondantemente alle spalle La Spezia, comune capoluogo, che risulta secondo. Inoltre Bolano si colloca al terzo posto in tutta la regione Liguria. Il Ministero provvederà poi nei prossimi giorni ad accreditare quasi 32.000 euro al comune di Bolano, importo relativo alle spettanze 2018 calcolate sul gettito 2017 che rappresentano, si legge in una nota del comune, una buona boccata d'aria d'ossigeno per le casse comunali. Welfare e assistenza ai più fragili. La Fondazione Carispezia mette a disposizione 100.000 euro. Ci sarà tempo fino al 15 novembre per partecipare infatti al bando di erogazione promosso anche quest'anno dall'ente. L'Erici celebra il decennale del demellaggio con Mugen. Per questo fine settimana è attesa anche una delegazione della città francese. Tante le iniziative in programma durante i due giorni di permanenza. Vediamo il servizio e le immagini sono di Davide Morina. Tagliato il traguardo dei 10 anni, continua il gemellaggio con la città di Mugen.
Sì, sabato 13 e domenica 14 il comitato del gemellaggio di Lerici, il sindaco Leonardo Paoletti e l'amministrazione tutta avranno l'onore di poter ospitare questa delegazione assieme al sindaco di Mougins, Richard Galli, per poter rinnovare il patto del gemellaggio. Com'è stata l'esperienza della scorsa settimana a Mougins? Beh, è stata sicuramente un'esperienza significativa, un'esperienza dove abbiamo toccato con mano veramente quelle che sono le finalità, no, del nostro comitato, e quindi questo incontro, questo interscambio che c'è stato con la delegazione del comitato di Mougins, ma soprattutto una grande ospitalità, una grande professionalità da parte loro. Con quali iniziative Lerici accoglierà la delegazione di Mougins questo weekend? Quando arrivano saranno accompagnati a una visita al RAL, dove esistono, diciamo, ci sono degli artisti lericini, pochi perché il luogo è piccolo, ma intanto per dare un'idea di come già anche da noi l'arte sia ben apprezzata e ben comunque degnamente rappresentata. Al pomeriggio invece verranno accompagnati a San Terenzo, dove verranno accolti dal signor Bonvicini e farà da guida per quello che riguarda sia il castello di San Terenzo e anche poi la visita alla chiesa parrocchiale. Ma il clou sarà domenica mattina al castello, dove sarà presente sia il sindaco di Mougins, sia Galli, sia il nostro sindaco Paoletti e anche gli ex sindaci Caluri e Fresco, che già avevano iniziato questo progetto. Lì anche noi si festeggerà il giuramento ancora dopo 10 anni che ci lega questo paese. Da quest'anno è nato a Lerici un comitato dedicato al gemellaggio tra Lerici e Mougins. Quali sono le finalità? Sì, quest'anno ad aprile è nato il Comitato del Gemellaggio con un gran numero di persone di Lerici che si sono rese disponibili e si sono adoperate per portare avanti quelli che sono le finalità del gemellaggio, quindi l'interscambio culturale, artistico, scolastico rivolto ai giovani, ma non solo. Abbiamo imbastito con il comitato dei progetti veramente importanti per il 2019 che riguarderanno anche l'arte, proprio per celebrare questo aspetto che ci accomuna. Domani, venerdì 12 ottobre, alle 11 nel comune di Sarzana si terrà la sottoscrizione della carta per la tutela del santuario dei cetacei Pelagos da parte dei comuni di Sarzana, Lassio, Albisola Superiore, Ceriale, Vado Ligure, Framura, Levanto e Monterosso. Saranno presenti, oltre all'assessore all'ambiente Giacomo Giampedrone, l'onorevole Lorenzo Viviani, deputato e biologo marino, il comandante Salto Altavilla del reparto ambientale marino della Capitaneria di Porto, il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, la dottoressa Pamela Nascetti di Sea Project SAS. Una serata tutta al femminile per parlare di donne e come combattere la violenza. Telefono Donna festeggia così i suoi 30 anni e celebra la giornata contro la violenza sulle bambine con un ospite d'eccellenza, Lella Costa. Vediamo l'intervista raccolta da Elena Voltolini, le immagini sono di Sergio Riofili. Telefono Donna compie 30 anni, tante le donne spezzine che avete aiutato, com'è cambiata la situazione in questi 30 anni? È cambiata solo per un lato, che quando abbiamo festeggiato i 20 anni, quindi ormai nel 2008, non c'erano stalking, non c'era la problematica dello stalking. Adesso invece lo stalking è quello che fa da padrone e purtroppo lo stalking in ambiente lavorativo non si denuncia. Una donna che ha sempre parlato delle donne con una graffiante ironia, facendo riflettere, oggi si parla della violenza sulle donne, dei femminicidi, ma possiamo dire forse che se ne parla in modo sbagliato a volte? Ma oddio, già che se ne parli è importante ed è indispensabile. Abbiamo fatto una grande fatica anche solo ad ottenere che si accettasse come purtroppo indispensabile il termine femminicidio. Per moltissime persone, non soltanto uomini, per molti anni c'è stata l'obiezione: ma non è vero, sono omicidi. Non è vero, esiste una patologia, ecco, diciamo così, esiste una patologia della relazione tra maschile e femminile, che non vuol dire che
tutti gli uomini ovviamente siano colpevoli, per carità di Dio, e neanche complici, però esiste, e nella sua manifestazione più estrema si manifesta attraverso una violenza accanita di cui il femminicidio è solo la punta dell'iceberg, che prima o poi si vede, ma tutto il resto non viene raccontato. Il segreto vergognoso e colpevole delle donne che subiscono violenze, che non trovano la forza, il sostegno per denunciarle. Stanno nascendo, come ad esempio il movimento Me Too in America, o anche altri casi, è uscito da poco quello di Ronaldo. Ci sono appunto, cosa pensa di questi uomini che credono davvero di poter avere tutto, di non poter avere un no? Che siano cambiate delle cose, che le donne abbiano ottenuto una voce, un punto di vista e dei diritti, e quindi una possibilità di scegliere, cosa che per molti uomini è inconcepibile, anche se, come dire, penso a uomini giovani accusati di reati di tipo sessuale, poi aspettiamo a vedere che siano confermati, perché davvero è un terreno molto delicato. Poi c'è sicuramente la parte femminile, a volte un'ambivalenza, un'ambiguità, forse a volte in qualcuna, non possiamo escluderlo, perfino, come dire, un modo di sfruttare questi eventi, però mi sento di dire che ogni volta che una donna dice no, quel no deve essere sacro, invalicabile, inviolabile. Domani sera nella chiesa di Nostra Signora della Salute in piazza Brin, terzo appuntamento di preghiera nell'ambito delle celebrazioni che accompagneranno la diocesi a festeggiare la giornata missionaria mondiale di domenica 21 ottobre. Sarà un appuntamento ecumenico di riflessione sulla parola di Dio. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. Gli eventi, i momenti di preghiera in preparazione della giornata mondiale missionaria proseguono. Siamo al terzo appuntamento per domani sera. Che cosa succederà? Il tema di questa settimana è annuncio, e vivremo la Lezio Divina presso il santuario parrocchia di Nostra Signora della Salute, detta della Scorza, in piazza Brin a La Spezia. Lezio Divina, ci aiuteranno in questo momento così importante tre persone di diverse confessioni cristiane: per la Chiesa Cattolica Don Francesco Vannini, per la Chiesa Battista la pastora Lidia Giorgi, per la Chiesa dei Fratelli Roberto Montanari. Ecco, un impegno importante di preghiera che è anche all'insegna di quanto anche il Sinodo dei Vescovi sta discutendo proprio in questi giorni a Roma. Certo, perché il tema è sempre quello centrale, giovani per il Vangelo, che è il tema della giornata missionaria mondiale. Ci prepariamo allora a celebrare in maniera intensa e grande la giornata missionaria, che sarà appunto il 21 di ottobre, e ci prepariamo alla prossima veglia in cattedrale. Quando sarà? Vogliamo intanto anticipare la data e che cosa succederà? La veglia diocesana di preghiera missionaria sarà venerdì 19 ottobre, ore 21, presso la nostra cattedrale. Sarà preceduta del giorno prima, giovedì, da un'adorazione eucaristica di tutto il giorno presso la cappella del centro missionario. Intanto l'appuntamento di domani sera, che ora è in piazza Brin? Ore 18:30, chiesa di piazza Brin, Nostra Signora della Salute. Il 13 ottobre, sabato, appuntamento in Piazza Verdi dalle 12 alle 19:30 con la festa della castagna organizzata dall'associazione Tandem con il patrocinio del Comune della Spezia. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore del reparto di oncologia dell'ospedale Sant'Andrea. Inoltre, sabato e domenica si svolgerà il mercatino dell'ingegno in Piazza Garibaldi. Rimaniamo in centro storico, perché ci sarà un pomeriggio adatto a grandi e piccoli che mette al centro l'importanza di una corretta alimentazione. L'appuntamento è per sabato 13 ottobre dalle 15:30 alle 18:30 con i giovani della Croce Rossa, che saranno in Piazza del Bastione per coinvolgere bambini e genitori. Ai più piccoli verrà offerto anche uno spuntino pomeridiano con una merenda sana, per poi passare a una serie di giochi sulla piramide alimentare. Per i più grandi invece verrà proposta una scheda di autovalutazione sugli stili di vita familiari. I giovani della Croce Rossa saranno anche a disposizione per un veloce check-up sanitario con misurazione della pressione.
Dopo il completamento del restauro dell'armonicorde della chiesa parrocchiale di Santo Stefano, il musicista Sergio Chieri ci offrirà un concerto accompagnato da un commento storico sull'antico strumento musicale. Ce ne parla Italo Lunghi. Don Paolo, un restauro importante, l'esordio al Sarzana Opera Festival e domani sera un concerto davvero significativo e bello con l'Armonicordum. Che cosa succederà? Sì, succederà che il maestro Sergio Chierici Spezzino presenterà alcune musiche di Lefebvre Vély, un compositore ottocentesco contemporaneo dell'epoca dell'Armonicord, che compose una suite esclusivamente dedicata a questo strumento, che era una novità, tant'è che fu presentato nella Esposizione Universale di Parigi. E proprio per dimostrare le potenzialità di questo strumento, Lefebvre Vély compose questa suite, che è molto interessante perché ci proietterà proprio in quel mondo ottocentesco ricco di novità, di tecniche nuove che con cui il secolo si caratterizza. E sarà una sorta di concerto e anche un po' di lezione, perché ci spiegherà il maestro Chierici anche l'origine di questi brani e anche la loro tecnica, per quanto è possibile, di esecuzione, perché l'armonicordo, ricordiamo, è uno strumento unico nel suo genere, che mette insieme il pianoforte e lo strumento ad ance, che è l'armonium, per effetti assolutamente unici. La chiesa di Santo Stefano ha un'acustica molto bella, molto interessante, e domani sera attende i visitatori. A che ora e chi sono gli invitati? Tutti sono invitati, ovviamente. Il concerto si terrà domani sera alle 21 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano Magra. Gli Invisibili, uno spettacolo teatrale per l'integrazione e la fratellanza, si terrà il prossimo 19 ottobre nella sala multimediale Sergio Fregoso. L'evento è promosso dalle ACLI. Per noi sempre Italo Lunghi. Torna anche quest'anno il consueto appuntamento con Vivere, promosso dalle ACLI provinciali della nostra città. Che cosa succederà quest'anno? Quest'anno abbiamo deciso di mettere a tema un ragionamento su un argomento che ci attraversa spesso tramite paure, ossessioni viscerali, tramite troppe parole dette oppure non dette. Abbiamo deciso di affrontare il tema della migrazione, dell'integrazione culturale, del dialogo, tramite non un dibattito, tramite non una retorica affidata a degli interventi politici o sociologici, ma una rappresentazione teatrale. L'abbiamo chiamato Mohamed Ba, che è un artista senegalese, artista, drammaturgo, da 16 anni vive in Italia, che rappresenterà il suo monologo dal titolo Gli Invisibili. E ad introdurre questo spettacolo teatrale interverrà sia la Consulta delle Religioni del Comune della Spezia, per dare proprio l'idea di una visione condivisa dell'umano, indipendentemente dal profilo culturale rispetto al quale un'esperienza può attingere, e Don Giovanni Nicolini, che è oggi assistente nazionale delle ACLI, amico di Dossetti, di Abbado, conosciuto a Bologna come il prete dei poveri. Avete coinvolto in questa organizzazione anche altre associazioni, a cui magari va il vostro ringraziamento. Assolutamente, abbiamo deciso che proprio anche per il suo messaggio di inclusione, di partecipazione, questo momento potesse essere condiviso con altre realtà che ringraziamo, che ci daranno un supporto artistico e musicale, per cui Gloria Clemente e Pietro Sinigaglia, Densa V, che è una scuola di danza, il circolo di lettura T4 Books. Credo che l'insieme di questo contenitore possa offrire uno spettacolo piacevole, una riflessione positiva, venerdì 19 ottobre alle ore 16:30 presso la Mediateca Regionale Sergio Fregoso, ex Cinema Odeon, alla Spezia.
Questo fine settimana proseguirà la rassegna dedicata al cinema di comunità e l'appuntamento è al Cinema Italia di Sarzana e sarà proiettato il film L'Apparizione. Sentiamo l'intervista di Italo Lunghi. Dopo la proiezione di Francesco, Uomo di Parola, un altro film con un argomento davvero profondo al Cinema Italia di Sarzana. Che cosa proietterete? Esatto, questo fine settimana è in programmazione il film L'Apparizione, un film francese che debutta in Italia adesso a ottobre, che racconta una storia molto particolare. Uno dei due protagonisti, Jacques, che è un esperto reporter di guerra, si trova in un ambiente per lui inusuale. Viene infatti contattato dal Vaticano per partecipare a una commissione d'inchiesta canonica, il cui oggetto è indagare per l'appunto su un'apparizione, presunta o vera, lo scopriremo durante il film, nel sud-est della Francia, in cui la coprotagonista è questa ragazzina, Anna, che afferma di aver avuto appunto un'apparizione della Vergine Maria. Ecco, un film quindi che fa riflettere, un film di nuova edizione e il Cinema Italia lo propone a giovani, famiglie, proprio come concezione del film e del cinema di comunità. Esattamente, questo è un film che ha numerosi livelli di lettura, indubbiamente c'è il rapporto col sovrannaturale ed è molto interessante vedere il rapporto che si svilupperà durante la pellicola tra Jacques, che è un uomo che non ha nulla a che fare col sovrannaturale, anzi a causa del suo lavoro è anche abbastanza disilluso rispetto alla vita, e questa giovane ragazza che è colta da un grande fervore legato alla fede. Quando si potrà vedere questo film? Il film è in programmazione a partire da domani, venerdì alle ore 21, la replica sempre sabato alle ore 21, domenica alle ore 17 e alle ore 19:30 e infine l'ultimo spettacolo lunedì sempre alle 21. I biglietti al botteghino. Esattamente, vi invitiamo a venirci a trovare. Grazie. Ed è sempre grande la vicinanza che La Spezia esprime nei confronti di Genova, che ha subito la tragedia del Ponte Morandi. Così Cari Spezia e Lo Spezia Calcio diventano testimonial dell'iniziativa Stragenova, che si terrà questo fine settimana. Ce ne parla Sergio Diofili. Si chiama Stragenova del Cuore, la gara podistica che domenica invaderà il centro del capoluogo ligure. Un'edizione straordinaria della corsa che servirà per raccogliere fondi a favore della città ferita e che vede Crédit Agricole Cari Spezia come partner. Ieri sera, per presentare l'iniziativa nella storica sede della banca, c'erano anche le giocatrici della cestistica spezzina e due calciatori dello Spezia, Luca Vignali e Matteo Ricci, che hanno incontrato tifosi grandi e piccini. Sorrisi, autografi e foto diritto insieme agli appassionati di calcio e della palla a spicchi. La presentazione di Stragenova nel cuore sarà replicata domani a Savona e dopodomani a Genova, sempre all'interno delle filiali Crédit Agricole Cari Spezia. All'appuntamento genovese parteciperanno i giocatori di Genoa e Sampdoria. Per promuovere questo importante appuntamento, la banca mette a disposizione un conto corrente dedicato e senza spese finalizzato alla raccolta fondi. Intestato a Raccolta Fondi Stragenova del Cuore. Successo al Pala Mariotti del torneo che il Volley Laghezza ha organizzato per ricordare Giulio Lussiano, indimenticato personaggio da prima giocatore, quindi tecnico e dirigente nel volley locale. Il Laghezza ha peraltro vinto il Memorial battendo in finale la Pallavolo Massa. Ce ne parla Andrea Catalani. Un evento come è stato questo, che è appena finito di consumarsi, cosa può ispirare ad un assessore, a un rappresentante della giunta spezzina? Beh, diciamo che intanto siamo stati orgogliosi di poter ospitare sulla nostra città questo evento importantissimo, che è il primo, ma spero che sarà il primo di tantissimi altri, perché comunque esprimiamo il ricordo di una persona che è stata per la città, ma poi per la Pallavolo Spezzina, un evento comunque fondamentale, un insegnamento per i ragazzi di oggi e anche che sarà per quelli di domani. È stata una bellissima giornata di sport, magistralmente organizzata e giustamente dedicata a una persona splendida come Giulio Lussiano. Io ho avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo e di averlo come amico, così come tantissimi spezzini, e ancora oggi non ci capacitiamo della sua prematura scomparsa. Ha lasciato sicuramente un vuoto, non è una espressione retorica dire che lui ci manca, basta tornare nei suoi luoghi o ripensare ai momenti trascorsi con lui e si sente davvero la sua mancanza. Questo vuol dire veramente che
ha lasciato un vuoto, e parzialmente colmarlo con il suo ricordo insieme alla sua famiglia, alla figlia Elena e a quello che è stato il suo mondo sportivo, la famiglia della pallavolo, è sicuramente un gesto bellissimo che sono convinto che si dovrà ripetere nei prossimi anni grazie a questa formula organizzativa che quest'anno ha funzionato, e sono sicuro che sarà un buon viatico per ripetere questo evento negli anni a venire. Io ringrazio anche a nome del Consiglio Comunale chi ha voluto questo evento e ha saputo realizzarlo nel modo in cui abbiamo potuto apprezzarlo quest'oggi. Inconfutabile il contenuto umano di questo evento, che non si discute. Sul piano sportivo, cosa si può dire? Innanzitutto volevo fare i complimenti sia come organizzazione alla società, ma soprattutto alla squadra, perché ha fatto veramente due belle partite. Questo è un buon auspicio, tocchiamo ferro, però l'ho visti molto motivati, già concentrati, anche se la stagione deve ancora iniziare. E prima di passare alle previsioni meteo per la giornata di domani, vi ricordiamo che proprio da pochi minuti alle 20 siamo entrati nell'allerta meteo gialla, che proseguirà fino alle 22. Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti sul sito www.allertaliguria.gov.it. Ma adesso diamo insieme uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Sulla costa al mattino il cielo sarà caratterizzato da nuvolosità variabile, invece al pomeriggio tornerà il sole, quindi il cielo sarà soleggiato. I venti soffieranno da nord forti in calo sulla parte centrale, mentre saranno deboli o moderati altrove. Il mare sarà mosso, in calo fino a poco mosso. Le temperature oscilleranno tra una minima di 15 gradi e una massima di 26 gradi. E per questa edizione del TLS Giornale era davvero l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Teleliguria Sud. Arrivederci.